Avvocato Bonomo, sindaco di Colere, ci racconta un po' quali sono le sue perplessità e i suoi timori legati alla chiusura del punto nascita di Piario. Sì, che non sono perplessità e timori sono miei, ma sono anche dei tanti sindaci che insieme a me stanno facendo questa battaglia. La nostra paura è che se chiude il punto nascita di Piario oggi, non ci vorrà molto che tutto l'ospedale chiuda. Che sia un anno, 2 anni o 10 anni, purtroppo è il trend che viene a prendere questa storia e rispetto alla quale stiamo cercando in tutti i modi di fermarla. Dall'altra parte io credo che la scusa per chiudere questo punto nasce, avere i 500 nati è una scusa che non sta in piedi, non è un dato scientifico, perché 500 e non 400? E chi dice che se oggi ne nascono solo 400, l'anno prossimo non ne possano nascere 600? Non è un dato fisso quello delle nascite. E che cosa facciamo se poi l'anno prossimo ne nascono 600? Lo riapriamo il punto nascita o decretiamo per sempre la fine di questo servizio per le nostre donne fondamentale? E poi ripeto, è un dato che non ha alcuna valenza scientifica se non quella di permettere alla politica di chiudere qualcosa rispetto ad altro. Ed è qui, io credo, il vero punto debole. Se i sindaci sono d'accordo, se i consiglieri regionali sono d'accordo, se i parlamentari sono d'accordo, bene, modifichiamo la norma. Dove sta il problema? Ne volete 500? Ne scriviamo 300 e l'ospedale lo salviamo. Diversamente, diciamolo in maniera chiara che non vogliamo aiutare la montagna, che per aiuto alla montagna forse riteniamo solo qualche fondo per rifare qualche sentiero oppure per fare qualche vasca per abbeverare le mucche. Bene, non è quella, o meglio, non è solo quella la montagna che ci deve aiutare, ma è soprattutto la montagna delle persone che ci vivono e in primis delle nostre donne che fanno una scelta forte, che è quella di mettere al mondo dei bambini, che significano futuro per la montagna. Se non si capisce questo, badate bene, forse l'ultimo dei problemi è chiudere un ospedale.